Oggi siamo rosa. Oggi dovevo pubblicare il video sul Congo e le miniere del coltan, ma YouTube me lo ha demonetizzato e sto ancora aspettando che lo sblocchino, sempre se lo faranno. 5 giorni di attesa in media. Vi ricordate il video sui migranti? Demonetizzato e senza spiegazioni, sia lode a YouTube. Quindi mi sono detto, cosa pubblico nel frattempo? Il principe nigeriano penso che possa ancora aspettare, Erdogan pure. Ed ecco che l'epifania l'ho avuta grazie al protagonista del prossimo video che, Leopoldo II, mi ha domandato e mi ha chiesto in un commento: ciao Nova, siccome faccio pena e pietà nel tratteggiare i confini, mi insegni a farli a mano invece che con il righello come i veri perdenti? Ecco caro Leopoldo, parlare di confini è una cosa abbastanza delicata. Dovete sapere che vedere uno Stato che cambia i propri confini, che si allarga e si restringe, genera delle strane sensazioni. Avete presente quella sensazione quando tornate a casa e notate che non tutto è come lo avete lasciato? Beh, più o meno questo è quanto deve aver provato l'appassionato di storia locale che tempo fa notò un'irregolarità nel terreno che dovrebbe segnare il confine tra Belgio e Francia. Poco prima, un contadino belga, accidentalmente oppure forse no, dipende un po' dalla situazione, aveva spostato una pietra che ostacolava la marcia del suo trattore. Quello che forse non sapeva è che quella era a tutti gli effetti una pietra di confine posta lì dal 1819 per separare i territori del Belgio da quelli della Francia, stabiliti dal Trattato di Kortrijk, dopo la definitiva scomparsa di Napoleone. Spostandola di circa 2 metri, il contadino ha di fatto allargato i domini belgi a scapito dei territori della Francia. La cosa finì a tela luce e vino tra i due sindaci di Erquelin, Belgio, e Buzyn-sur-Roc, Francia. Fatto sta che la pietra doveva tornare al suo posto, e se ciò non fosse accaduto sarebbe toccato comunque al Ministero degli Esteri belga risolvere la questione rispolverando la vecchia commissione di frontiera inattiva dal 1930. Ma se invece di 2 metri fossero stati 200 metri, o 2 chilometri. Cosa sarebbe accaduto? Se questa storia ci insegna qualcosa, al di là del corretto utilizzo di un trattore e a non spostare cose a caso che qualcuno ha messo lì per un qualche beneamato motivo, in riferimento a chi convive con me è casuale, è che le misure in alcuni contesti contano. E soprattutto che i confini tra due stati non sono soltanto linee immaginarie in cartine colorate, ma qualcosa che a volte è possibile toccare, spostare e persino distruggere. Uno Stato fisicamente è il suo confine, a cominciare dalle bizzarre forme che esso può assumere, che poi è pur sempre il territorio che un popolo più o meno legittimamente reclama come suo. Definire e discutere un confine non sempre finisce a tarallucci e vino, anzi, o si finisce per espropriare un popolo del proprio territorio, almeno in parte, oppure, il che comunque è lo stesso, si permette ad un popolo di stabilirsi in quella che non è la sua terra. Dopotutto lo spazio è quello che è, e secoli di storia, più o meno documentata, spesso finiscono per dare ragione a più popoli allo stesso tempo, e ci sarà sempre qualcuno che sosterrà di essere lì da prima di voi. Dunque, se avete visto questo video, abbiamo capito come creare il nostro stato giardino, sovrano, indipendente, riconosciuto da tutti, vabbè, non proprio tutti. Il nostro feudo è comunque riuscito a entrare nell'ONU, ed è già qualcosa. Tutto funziona più o meno bene, ma c'è un problema. Il vicino, forse un po' invidioso, inizia a tirare a quel punto in ballo la questione della siepe che separa i vostri giardini, che prima, tipo qualche secolo fa, non c'era, e che ora taglia fuori dal suo terreno l'aranceto e il melo che la sua famiglia possedeva fin dai tempi del nonno. In poche parole vi viene a raccontare che la sua famiglia ha sempre gestito quella parte di giardino e che quindi, de facto, appartiene a lui. Ecco, state attenti a quando vi dicono de facto, perché è molto probabile che vogliano fregarvi. A questo punto possono anche saltare fuori documenti, ma voi non ci state a rinunciare all'aranceto. Sul melo si può ragionare, ma sulle arance, che sono costate lacrime e sangue ai vostri fratelli, a questo punto non fatevi problemi ad esagerare, niente da fare. Ormai sono anni che il vicino ci ha rinunciato, quindi de facto, potete ricorrere anche voi a questa espressione se le argomentazioni scarseggiano, l'aranceto appartiene a voi. Quello che può accadere dopo varia a seconda degli attori in gioco. O interviene il comune, che per forza di cose dovrà dare ragione o all'uno o all'altro, al massimo lo farà un giudice di pace, oppure ve la dovete risolvere da voi. Intanto, vista l'aria che tira, è consigliabile rinforzare la siepe e prendersi 2 Doberman di guardia. Il confine è detta legge, o meglio, la delimita, e dove c'è legge c'è potere. La quasi totalità delle società antiche aveva vincoli molto forti con i luoghi in cui viveva, specialmente con le risorse o i luoghi di pesca e caccia che questi luoghi garantivano. Ma nei millenni successivi alla fioritura delle
delle prime città-stato lungo il confine Tigri, ben poche società erano in grado di identificare con precisione in che punto esatto, nelle terre di nessuno che si estendevano tra le mura delle loro città, finiva il regno di un'altra città e cominciava quello di un'altra. Questo problema cessò di esistere quando alcune di quelle città-stato più tardi si espansero fino ad inglobare altri popoli e altri insediamenti, diventando regni consolidati o imperi. E in quel caso i confini finirono per diventare un utile strumento per mettere in ordine le cose e regolamentare traffici commerciali, controlli demografici e transiti di eserciti. I confini potevano diventare fiumi, come nel caso del Danubio e del Reno, montagne, come il Karakorum nel caso dell'impero macedone di Alessandro Magno, oppure deserti come sul confine egiziano dell'impero romano d'Oriente. Col passare dei secoli, mentre i primi feudi medievali si trasformavano in vere e proprie entità statali in Europa, i confini continuarono ad essere dei territori di frontiera sempre più militarizzati e burocratizzati. Se prima nell'antichità non ci si accorgeva quasi mai, eccezion fatta per l'impero romano, di passare da una steppa disabitata a un territorio sottoposto al controllo di un altro signore della guerra, in tempi più moderni i confini divennero delle zone sempre più sorvegliate e molto spesso contese, dove stabilire chi fosse veramente al comando era davvero difficile. Quando nel secondo secolo d.C. i legionari di Roma eressero con il vallo di Adriano un muro di pietra calcarea che attraversava il nord della Britannia, non lo fecero certo preoccupandosi degli spostamenti erratici dei pastori pitti. Quel confine, proprio come il famoso baluardo della dinastia Ming poco fuori Pechino, che noi chiamiamo la Grande Muraglia Cinese, era un'installazione militare, eretta sì per ostacolare gli invasori dalle terre adiacenti, ma anche per proiettare il potere verso l'esterno, per far capire agli altri che i terreni al di là del muro non erano più ad uso e consumo delle libere popolazioni locali e che oltrepassare quel muro significava incappare in grossi guai. Per gran parte della storia umana, la geografia e la sua spartizione territoriale sono state il criterio più semplice per stabilire dove fosse possibile mettere piede e chi considerare amico o nemico. Ma l'uomo non si è fatto intimorire da mari, oceani e catene montuose, ben presto ha deciso di fare di testa sua, complicandosi le cose. Se volete farvi un'idea di come l'uomo può arrivare a complicarsi la vita, potete fare un salto a Bar-le-Hertog, sempre in Belgio, dove, a quanto pare, c'è qualche insofferenza per i confini. O forse bisognerebbe chiamarla Bar-le-Nassau, Paesi Bassi. Insomma, è lo stesso. Fatto sta che esistono due Barle, quella belga, Hertog, e quella olandese, Nassau, distinte tra loro già in epoca medievale quando le famiglie aristocratiche della zona si spartirono i vari lotti di terreno. Quando poi vennero decisi i confini tra Belgio e Paesi Bassi nel 1843 tramite il Trattato di Maastricht, per qualche strano motivo non fu possibile stabilire una precisa delimitazione per un territorio di 50 km nel quale sorgeva la cittadina di Barle. I due paesi quindi se la spartirono, ma non tracciando una semplice linea in mezzo. Non siamo mica in Africa, dopo tutto. Belgio e Paesi Bassi si accordarono per la sovranità sulle singole parcelle che costituivano il territorio cittadino secondo la suddivisione medievale, una per una, con il risultato di creare diverse exclave belghe in territorio olandese ed exclave olandesi in territorio belga. Soltanto nel 1995 le due nazioni sono arrivate finalmente a spartirsi l'ultima parcella. Tra bandierine sui tavoli da bar, righe sui marciapiedi, croci, NL di qua, B di là, è un attimo a non capirci più niente. E se non vi basta la ragionata follia di questa cittadina delle Fiandre, chiedete a qualsiasi indiano bengalese di raccontarvi dell'assurda storia di Dalla Kagrabari. No, non sto parlando di un guru né tantomeno di un santone. Dalla Kagrabari è un appezzamento di terra indiana neanche troppo vasto, circondato da un villaggio bengalese, Upanchov Ki Baini, a sua volta racchiuso nel villaggio indiano di Balapara Kagrabari. La cosa simpatica è che quest'ultimo villaggio indiano è a sua volta circondato dal territorio del Bangladesh, il sottodistretto dei Bigani, nel distretto Panchagar, nella divisione di Rangpur del Bangladesh, che al mercato mio padre comprò. No, non è Inception e neanche un racconto di Borges, è soltanto la conseguenza della confusa spartizione del Bengala, poi diventato stato sovrano indipendente nel 71 col nome di Bangladesh, tra India e Pakistan, questo nel 47. Vi ricordo il video che ho fatto al riguardo. Dalla Kagrabari è quella che noi definiremo un exclave di terzo grado, almeno fino al 2015, quando i governi locali decisero di porre fine alla pazzia rendendola territorio bengalese. L'uomo purtroppo non è come gli altri animali e per marcare il proprio territorio deve ricorrere a mezzi più raffinati del semplice alzare la gamba, più sofisticati, con la conseguenza di creare situazioni spiacevoli, complicate come appunto l'enclave,
o l'exclave, a seconda del punto di vista. Kaliningrad, nell'esempio più noto. Città tedesca sul Baltico, nota con il nome di Königsberg, divenne parte dell'Unione Sovietica dopo la Seconda Guerra Mondiale, cambiando appunto il nome oltre ad un completo restyling, anche di lingua e popolazione, perché i cittadini tedeschi vennero espulsi e sostituiti da puri sovietici. Per questo motivo la città è rimasta sotto il controllo russo anche dopo il crollo dell'Unione Sovietica, rappresentando tra l'altro un porto strategico per il dominio nel Baltico in ottica anti-NATO. È incredibile come finisca sempre a parlare di Russia in tutti i miei video. Tornando al nostro stato giardino, si potrebbe risolvere il contenzioso dell'aranceto e del melo creando delle enclave nel vostro giardino, sottoposte al controllo del vostro vicino. E se si vogliono fare le cose per bene, creare un corridoio che dia continuità territoriale al vostro vicino. Ma forse questo è concedere troppo. Non esistono però norme stabili per delimitare i confini. Ogni paese se la vede con il proprio vicino come meglio crede, e se proprio va male si può sempre ricorrere a meridiani e paralleli, come accadde tra Stati Uniti e Canada, che seguono, almeno nel confine sud, il 49° parallelo. Dal momento che gettare la linea di confine non solo spartisce i territori, ma anche le persone, un buon metodo sarebbe ricorrere alle consultazioni popolari per capire quello che vogliono fare. E quanto hanno fatto ad esempio Danimarca e Germania nel 1920 per stabilire il confine, o meglio, la sovranità sulla regione dello Schleswig, abitata sia da tedeschi che danesi. Tre quarti della popolazione dello Schleswig del nord, che cambiò nome in Jutland, scelsero di stare con la Danimarca, mentre nello Schleswig centrale prevalse un sentimento filo tedesco. Qualcuno ovviamente ci rimise, ad esempio le comunità tedesche dello Jutland, ma non si può sempre avere tutto, no? Sono comunque pochi i casi analoghi di plebisciti territoriali, di solito il confine viene tracciato seguendo i propri interessi, con buona pace delle popolazioni locali. Leopoldo II, re non a caso del Belgio ancora loro, fece del Congo un macello. E come sappiamo non si pose alcun freno nemmeno nei tentativi di espansione territoriale. La parte sud-orientale dell'attuale Katanga faceva parte del regno di Yeke, di proprietà dell'autoproclamatosi sovrano Msiri. Questo territorio era pieno zeppo di rame e avorio e finì al centro delle mire di Belgio e inglesi. Alla fine furono gli uomini di Leopoldo a muoversi con più veemenza, arrivando nel 1891 ad uccidere senza troppi complimenti il sovrano Msiri. Ne nacque una disputa territoriale con gli inglesi, ma non bastò certo questo a fermare l'espansione di Leopoldo. Da solo decise che il confine orientale, con l'attuale Zambia, doveva essere il fiume Luapula, mentre quello meridionale il fiume Zambesi. Questo corridoio, noto come peduncolo del Congo, non portava però a nulla. Fu così che il nostro re, Umberto di Savoia, decise che si era oltrepassato il limite, in tutti i sensi, e tracciò una linea retta che unisse due fiumi, fermando l'espansione senza senso di Leopoldo. Situazione analoga a quanto accaduto in Namibia, finita sotto l'influenza tedesca. La Namibia ottenne, attraverso il trattato Helgoland-Zanzibar, una striscia di territorio assolutamente innaturale che la collegasse allo Zambesi e al lago Vittoria, ovvero il cosiddetto dito di Caprivi. Se il buongiorno si vede dal mattino, non dobbiamo stupirci dei danni che la partizione coloniale ha causato in Africa. Il territorio di uno stato si consolida nel tempo, nei secoli, attraverso storie più o meno travagliate, attraverso affermazioni di popoli, di regnanti. Quindi, che criteri può aver mai seguito la conferenza di Berlino dell'84, 1884, nel definire le zone di influenza delle potenze coloniali? Un tubo. Operazioni come quelle connesse al peduncolo del Congo e al dito di Caprivi hanno portato a frantumare la contiguità di popoli coesi come Masai, separati dal confine tracciato tra il Kenya britannico e la Tanzania tedesca. Ancor peggio è andata agli Yoruba, che si sono visti spartiti tra la Nigeria britannica, il Niger, il Togo tedesco e il Benin. L'attuale Nigeria, per intenderci, racchiude quelli che erano i territori di tre diversi gruppi etnici, gli Yoruba, appunto, gli Hausa e gli Igbo. È come se si decidesse di creare un nuovo stato collegando metà Spagna, un tratto di Francia, più il Belgio. A questo punto si potrebbe forse dimostrare che uno stato con i confini più frastagliati e contorti, ma rispettosi della conformazione naturale di un territorio, sia più pacifico con i propri vicini di quanto non lo sia uno stato invece dai confini netti, regolari, ma dopotutto arbitrari, decisi in seguito ad accordi alquanto discutibili. Se prendiamo il caso delle due Coree, di certo non avremo problemi a dimostrarlo. La caduta dell'impero giapponese e la guerra di Corea tra le due regioni erano delimitate dal 38° parallelo. In seguito venne istituita la famigerata zona demilitarizzata, una zona cuscinetto che separa di 4 km i due paesi e con essi i rispettivi eserciti. Nonostante il nome sembri suggerirlo, non è propriamente una zona pacifica, visto i numerosi incidenti avvenuti negli anni. E non si tratta propriamente di una terra di nessuno, e se anche voleste reclamarla con il vostro giardino non sarebbe proprio un buon affare. Eppure qualcuno, soldati a parte, ci vive. Esistono due villaggi,
Dae Seong-dong, appartenente alla Corea del Sud, e soprattutto Kijong-dong, il villaggio della pace, sotto la Corea del Nord. Gli abitanti del primo, poche centinaia, classificati come cittadini sudcoreani, hanno un trattamento riservato, per così dire. Quanto a Kijong-dong, è un pochino più complesso. Kijong-dong è una città fantasma, un villaggio propaganda. Le luci si accendono automaticamente a certi orari, mostrando abitazioni e infrastrutture inusuali per i tenori di vita nordcoreani, ma di fatto sono palazzi vuoti. Gli unici abitanti, se così possiamo definirli, sono dei custodi che si assicurano che tutto sembri normale e pulito. Da un certo punto di vista è veramente il villaggio della pace. In un mondo ideale i confini tra nazioni e popoli dovrebbero rappresentare un'occasione di incontro, più che di scontro, e le terre di frontiera un incrocio di culture diverse. E quanto fanno quotidianamente India e Pakistan, a modo loro. In uno dei confini più tesi e militarizzati al mondo, più precisamente alla frontiera di Wagah-Atari, ogni giorno da 70 anni va in scena una cerimonia certamente coreografica, ma sinistra, se osserviamo il contesto. Al tramonto, l'imponente cancello che separa i due paesi rivali viene aperto. Per diversi minuti, i due schieramenti in uniformi storiche, contraddistinte da un copricapo a ventaglio, sfilano con passo marziale alternando gesti minacciosi verso i rivali a slogan nazionalistici che aizzano la folla. Sì, perché attorno alla frontiera sono stati costruiti dei veri e propri spalti da stadio, sempre gremiti non solo da curiosi turisti, ma da nazionalisti indiani e pakistani. Ad un certo punto i due leader si staccano dal loro gruppo fino a sfiorarsi sulla linea di confine. Nonostante i gesti e le minacce, lo scontro non avviene mai. E tutto ritorna alla consueta normalità, sotto l'occhio vigile di militari non più in divisa storica, ma armati di tutto punto. La cerimonia si è sempre svolta, anche nei momenti più tesi della storia delle due nazioni. India e Pakistan sono da sempre sul piede di guerra, certo si spera che continuino a fare come il loro rappresentante di frontiera, insultarsi, dopotutto ci sta, minacciarsi, e va bene, ma senza mai arrivare alle mani. Parliamo pur sempre di due stati che hanno armamenti nucleari, un tantino suscettibile, che fino a prova contraria si detestano. Speriamo solo che nessun soldato sul confine Wagah-Atari sbagli coreografia. Alla fine, come avrete capito, è sempre una questione di buon vicinato e soprattutto di buon senso. Che voi siate capi di Stato, leader di Stati giardino o condomini esauriti dalle stravaganze del vicinato, la vostra condotta in materia di confini non è che diverga poi molto. Se non è la Corte internazionale, sarà l'amministratore di condominio. Se non è Gerusalemme o la Cisgiordania, sarà il posto auto. E se non è una zona demilitarizzata, sarà una siepe o un paio di Doberman. Se non volete impazzire, evitate quanto possibile di creare enclave ed exclave, cercate di mantenere una certa continuità territoriale ed etnica il più naturale possibile e soprattutto non abusate del de facto e di consuetudini valide solo per voi. Se dovete tracciare una linea di confine, fatelo fare da chi ha la mano ferma e soprattutto non da inglesi e francesi. E se proprio vi fanno arrabbiare, prendete spunto dai soldati pakistani che per minacciare gli indiani si lisciano i baffi. Psicoguerra bella forte. Oppure fate come olandesi e cinesi. Se non volete espandervi senza spostare i confini di un centimetro, toglieteli all'oceano con un bel polder oppure riempiendo il mar cinese meridionale di sabbia. Una gran vittoria per tutti, un po' meno per l'ambiente e per i vostri nemici internazionali. Ora scusatemi, ma vado a vedere se il video sul Congo me l'hanno smonetizzato. Spero che il secondo video sulla serie Come fare cose strane vi sia piaciuto. Ci sentiamo la prossima settimana, eventualmente se avete degli argomenti che vi piacerebbe vedere in questa serie strampalata, lasciatemeli in un commento proprio come ha fatto il buon caro Leopoldo. Un ringraziamento enorme ai mecenati YouTube, Patreon e ai donatori su PayPal che consentono a questo canale di sopravvivere nelle maree. Un caro saluto a tutti, per Aspera ad Astra.